Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Come vedete dalla schermata siamo già su Genshin Impact. Appunto siamo vicino alla città di Sumeru. Non ho esplorato, quindi esplorerò con voi Sumeru, dirò un po' le mie prime impressioni, quindi rimanete nel video se volete vedere un po' cosa ne penso. Prima di tutto ho aggiornato il mio team, appunto ho messo Bennett al posto del Traveler, quindi come vi avevo scritto sotto nei commenti. Prima di tutto ho analizzato un po' la mappa, infatti ho sbloccato la prima parte di Sumeru, sono all'inizio e andrò a sbloccare insieme a voi tutte le i portali, appunto quelli più vicini. Quindi andremo ad esplorare principalmente la parte di Sumeru. Un'altra cosa molto importante è che praticamente in 30 giorni avrete delle missioni storia a tempo per chi è rank ovviamente 35. Però io devo completare questa quest. Ora non ho capito questa quest dove la trovo, perché cliccandoci non me la dà. Quindi se voi per caso l'avete già fatta, mi potete dire qual è questa missione, dove la posso sbloccare. Grazie a tutti, per magari i veterani che mi daranno una mano. Allora, prima di andare ad esplorare, vi ricordo di lasciare like e iscrivervi al canale. A quanto pare, Sumeru è una città basata sull'Africa. Ora, non vorrei sbagliarmi, perché praticamente mi hanno detto che Tignari, non so se si pronuncia in questo modo, comunque la kitsune, diciamo, di Dendro, praticamente... Ah, questi sono nuovi nemici, ok, me li faccio subito. Non c'è problema. Sono dei piccoli funghetti, carini. Non li riesco a ammazzare perché si sono impiantati di sotto. Ok, perfetto. Mi ha pure esploso in faccia. Allora, praticamente... Comunque, dicevo, sembrerebbe essere una kitsune africana e non, come avevo pensato all'inizio, egiziana. Quindi praticamente credo e deduco che siamo in Africa. Ditemi voi le vostre impressioni. Però comunque sembrerebbe essere l'Africa e non come avevo pensato all'inizio. Perché l'Egitto dovrebbe essere una parte desertica che dovrà essere sbloccata dopo. Quindi per ora abbiamo questa ambientazione che devo dire non mi dispiace affatto, cioè è molto carina. È molto nella natura, vedete? Cioè, sembrerebbe proprio appunto una zona un po' più selvaggia. Allora, vediamo un po'. Ho sbloccato anche delle altre cose. Eccoli qui, i funghi, appunto, quelli che abbiamo visto prima. Entrando nella città dovrei poter sbloccare anche i portali. Ecco qui la città. Devo dire molto suggestiva, perché questa è, diciamo, la mia prima volta, non mi sono fatta spoiler. Ah, cioè questo mi sta davanti, gli rubo la roba, giustamente. E infatti vedete, ci sono tutte musiche particolari. Ecco, questo è l'altro dei portali. E qui ci sarà la tizia sicuramente che mi vende il cibo particolare della zona. Però non ho capito. Ah, devo entrare nella caverna. Ok, raga. Non avevo capito se
Perché di solito ci sono le bancarelle, invece in questo caso è proprio una taverna. Vediamo. Esploriamola un po', scusate i caricamenti lunghi, purtroppo è un po' così. Oh, ecco. Vedete, è molto particolare l'ambientazione rispetto alle altre. Vedete, ci arrivano i viaggiatori e questo è il venditore. In questo caso io prenderò, vediamo un po', prenderò le prime ricette. Proprio perché stando qui posso assaggiare almeno le ricette un po' più particolari della zona. Per imparare le ricette nuove, per i primi viaggiatori alle prime armi, vi basterà andare, nel sacchettino. Eccolo qua. Nel frattempo metto queste cose qui. No, scherzavo. Piazzato male. Piazzato male. Come si toglie? Vabbè, comunque non fate come me che sbaglio a cliccare i tasti. Queste tre le clicchiamo in modo tale che le prendiamo. Come lo tolgo questo ora? Non lo tolgo. Va bene. Ok. Ci sono tutte queste musiche particolari, molto suggestive. Comunque mi piace come zona. Finalmente hanno portato dei personaggi dentro, perché quando ho iniziato dicevo, ma c'è un simbolo che a quanto pare non esistano personaggi. Però c'erano i maghetti che applicavano il dendro, appunto la natura. Però non capivo, dicevo, ma questi personaggi quando arrivano? Ed ecco qui, è arrivato, sono arrivati. Allora, io mi aiuto un pochettino con la mappa per vedere quali appunto mi mancano da sbloccare. Ci sono molteplici cose qui. Il caffè. Va bene, esploriamole un attimino. Salgo nella parte di sopra. Questa è la guida, quindi in questo caso io mi prendo un attimino i personaggi che hanno finito. No. Ecco tipo lei. La rimetto. Prendo Noelle e la ripiazzo qua. Vabbè, in realtà posso mettere chiunque. Ecco fatto, così nel frattempo mi trovano sempre il cibo. Vediamo chi è questa del tè, che sono effettivamente curiosa. È una caffetteria, sembrerebbe. Però non so, non l'ho mai vista, quindi come simbolo, quindi voglio andare a vedere un attimino di che si tratta e dopo sblocchiamo gli altri portali. Ecco qua. Wow. Ma tutto molto così particolare. Mi piace. Beh, quindi qua che posso fare? Vediamo. Vediamo un po'. No, ma ha detto. No, non si può prendere il caffè, però lei fa del caffè. Cioè, questa è una caffetteria, a quanto pare. Potrebbe servire per le missioni. Magari è una missione. Cioè, magari devo fare prima la missione e poi mi sblocca il caffè. Non so a che utilizzo. Credo che sia a scopo curativo, insomma, non saprei. Comunque, devo dire che questi nuovi personaggi mi piacciono un sacco, soprattutto Tigrani. Però purtroppo non posso pullare per lui per ora, perché c'è Zongo, zio Zongo come lo chiamo io, che ahimè mi serve e quindi lo dovrò pullare. Non ho capito bene dove devo andare qui, perché mi fa salire. Ah, ok, c'è proprio la strada.
Wow, c'è tipo la strada sull'albero, c'è tutta sta città è sull'albero. Mica l'avevo capito io. What's the hurry? Vediamo. E beh, questa Sam. Sì, Summer, sì. Sumeru City, quindi la città di Sumeru, appunto. Di là si vede una. Non dovevo proprio scendere così, comunque vi volevo far vedere che c'era appunto una statua dei sette, in questo caso dei Dendro. Però io sono un po' scema e quindi mi volevo proprio buttare e fiondare. Anche di là c'è una statua. Poi la sbloccherò con calma per fatti miei. Oh, mi si aprono pure le porte! Ma che è sta figata? Vabbè, camminiamo lenti perché mi sembra un po' più elegante. Anzi, mi metto Fish, che lei è molto elegante. Keikeia mi sembra un pochino rocchettaro, quindi me lo lascio da parte. Ma che bello comunque, raga. No, non mi dica sopra. Se alzo ci sta appunto sì. Cioè, a parte Fish, però ci sta il riflesso. Interdiosso. No, questa è la casa di una tizia. Scusatemi, se faccio baldoria con le mie alette. Ma che figo, sono tipo appartamenti questi. No, qua non si interagisce. Credo che queste sono finestre comunque. E solo quella di sopra era appunto una casa. Non so, ora ci si può entrare, eh? No, le scale stanno di là, non voglio fare l'arrampicatrice qui. Comunque è molto carina l'ambientazione, mi piace. Poi questo fatto che mi si apre la porta è stupendo. E laggiù che cosa ci sta? Aspettate, apro la mappa. Non c'è niente. Vedevo un, tipo una luce. Questa qua. Ah, è la casa di quella lì. Mi sa che è tipo una libraia, allora. Questo che qui c'è. Il santuario. Devo arrivare al santuario. Vediamo. Eh no, quindi allora devo rientrare di là, credo. No, però non capisco, scusatemi un attimo. Credo che debba entrare, sì. Devo rientrare. E devo uscire dall'altra parte, credo. Oppure ci devo arrivare dalla casa. Vediamo un po'. No, sotto non ci sta. Devo forse andare di qua. Vediamo. Credo che ci ho azzeccato, oppure no. Spero. Comunque, in ogni caso, fatemi sapere se a voi questa esplorazione è piaciuta. Poi al finale farò due pull, massimo tre se ci riesco. Quindi rimanete fino alla fine per vedermi scalare. Comunque molto bella, molto raffinata. Sì, vedete, molto orientale. No, orientale, molto. Molto particolare l'ambientazione. Oddio, non mi dire. Ah, non lo posso attivare ora. Perfetto. E quindi niente, ho sbagliato, dovevo uscire dall'altra parte. Vedete, comunque avevo ragione, era una libreria. Quindi avevo letto bene. Un po' di inglese lo so, meno male. Allora. L'unica cosa è che io ora, in questo momento, mi devo arrampicare. A parte leggere i libri. No, non mi posso arrampicare. Con il potere a me conferito vorrei salire gentilmente. Ah, cioè, sto a fare tutto sto bordello, ci stava la scala di qua. E va bene. Da dove si esce, però? Mi sono già dimenticata dove si esce. Dove? Da qua? No. Da là, scusate.
Scherzavo, ragazzi, io mi ricordavo da dove si usciva. Eh sì, vi ho trollato. Eh già. Andiamo, vai, Fisher. Che poi tra l'altro, raga, devo fare tantissime cose ancora, non ho fatto praticamente niente. Perché mi hanno visto un po' l'account, questo mio amico. E mi ha detto, ma tu sei ai piedi di Cristo. E io gli ho detto, ma perché? Ho fatto tutto. E lui poi mi ha fatto notare che in realtà non avevo fatto una beata ceppa. Che quindi era andata con la storia avanti senza aver fatto delle determinate cose. Quindi, ragazzi, non andate troppo avanti, fate le missioni e tutto. Questo è il mio consiglio. Anche perché. Altrimenti andate troppo avanti, avete la poca stamina di sputo che ho io praticamente. Che io dovrei avere molta più stamina, a quanto mi hanno detto. In questo caso vado attorno all'albero, faccio un po' Tarzan. Solo che lui usa Valeriano e noi usiamo cioè le ali. Che so che cos'è, perché posso interagire? Ah, ok, si spacca. Carino. Il portale dovrebbe essere qua. Dice sopra la mia capoccia. Sopra. E io sono scesa. Non ci posso credere. Chissà che sarà una casa, una chiesa. Una casa un po' più nobile. Allora, risaliamo tutto quanto da capo, questo maledetto portale. Ma non ho capito, cioè non mi può aiutare con tipo la scia delle missioni, sto deficiente. Allora, qua ci sta. Quello lì. Boh, io per arrivare là, per andare lì, sto facendo una strada inutile. Tanto cacchio ci arrivo là, raga. Ah, da questa parte qui, quindi dovevo seguire prima questo, che poi mi portava all'altro. Quindi ho sbagliato tutto di nuovo da capo. Ale. Ragazzi, sono proprio ferrata nel capire dove devo andare. Si nota? E allora, quindi devo fare tutto il giro dell'albero. Comunque è fighissimo che la città sia appunto tutta costruita attorno all'albero, sull'albero. Eccolo qui il primo portale. Ho sbloccato pure il livello 44 con voi. Quindi dopo andrò a riscattare le ricompense del livello. Che mi pare che era un altro gettone per girare. Non vorrei dire una stronzata. Però dovrebbe essere così. Ora io vedo sopra di me queste maledette scale. Dove ci salgo con queste scale? Mannaccia la miseria. Che io, cioè, veramente mi sto per urtare. Vabbè, io, sai che vi dico? Ma arrampico sull'albero. Non trovando scale, mi arrampicherò. Sono arrampicata sull'albero. E vabbè. Sì, ma dove mi arrampico però? Sì, non notate, Fischer, che fa strani rumori, per cortesia. Non ho capito perché ci hanno messo sti rumori. Un po' ambigui. No, allora, Fischer, non ti accappottate sotto, per piacere. Cioè, ma c'erano le scale qua, ma non ho capito da dove ci sono. Ah no, vedi che c'è l'uscita? E allora vedi che c'era un'entrata di là, che io non ho visto.
Vabbè, per fortuna che ora c'ho il portale, vado direttamente al portale. Però, povera me, se non c'avevo, se non mi arrampicavo, non ci arrivavo manco per domani mattina là sopra. Comunque ci stanno tutte queste cose molto particolari. Tutti questi fiori che fanno una specie di effetto cioè, particellare. Molto carino. Oh, eccolo qua. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Ce l'abbiamo fatta. E nulla, questa è la prima zona sbloccata tutta quanta. Vado dalla tipa perché mi serve appunto le cose del rank e insieme ci facciamo questa bella pullappata. State già aspettando di vedermi soffrire, io lo so. Io lo so. Allora, andiamo dalla tizia e prendiamoci il rank. Oh, abbiamo pure una pull normale. Ma io non pullo perché sto aspettando che Tigrale diventa banner base. Quindi per ora non pullerò in quello base. Andiamo. Per Zongo, Tignari, mi sta tentando. E invece no, devo andare per Zongo. Un cazzo. Pareva. Pareva giusto. Un'altra. Oddio. È viola. Di nuovo con lei. Quindi non solo avrò due di queste qui, ma posso scendere con lei. Va benissimo. E facciamo questa. No, 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 stavo sbagliando. E posso fare un'altra con queste qui. Quindi perfetto. Ne posso fare altre due. Oh, niente. Nice, vai. Facciamo l'ultima e che Dio ce la mandi buona. Non ce la manda da buona, manco per idea. Va bene. Ok, mi conficco gli spadoni, va bene. Ok, ora devo andare da colei e devo ascenderla. Quindi andiamo sulla costellazione e ho sbloccato la prima costellazione che mi dà. Non lo so che me la. Vabbè, io lo sblocco, tanto lei mi servirà insieme a Tignari, quindi più la trovo e meglio è. Stessa cosa per Diona, che non ha costellazioni, e stessa cosa per Fischl, perché purtroppo lei mi pare che non ha nessuna costellazione. Ecco, infatti. Quindi per questo video è tutto, ci siamo fatti pure la pullappata, ci siamo trovate già due colei, perché l'ho trovata, quindi dandomi la missione, la terza colei, posso aumentarla a livello 2 di costellazioni, quindi mi diventa ancora più forte. Ma per questo video ci fermiamo qui, se vi è piaciuto il video lasciate like e iscrivetevi e noi ci vediamo in un prossimo video. Dato che questa settimana sarà tutta a tema Genshin Impact. Quindi io vi saluto e ciao ragazzi!